ho in continuazione telefonate di persone che dicono: ma c'è nessuno che mi cura l'olivi, ma c'è nessuno che mi coglie l'olivi. È dallo storico frantoio aretino Caccioli che arriva un vero e proprio allarme. Non ci sono più le persone che curano le oliveta e il nostro oro verde rischia di non essere più prodotto. Ormai la raccolta delle olive è alle porte e la difficoltà è anche nel reperimento della manodopera all'interno dei frantoi. Per cogliere olive 70-80 euro al quintale, ormai è diventata quella. Ma se poi qualcuno mi dice: no, guarda, non me ne dare più perché qui è un problema. Tutti vogliono cogliere olive, vogliono che cogliere olive, però io non ce la faccio. E di conseguenza io ho qualche riferimento per Rigutino, qualche ragazzo, amici tanti, perché sono della zona, però è un problema per il mio settore. Ma qui non è un problema del mio, è un problema proprio della zona. Però io ho ragazzi che vengono da 15 anni da me, si prenotano un anno per l'altro perché li paghiamo abbastanza bene, dico loro, li trattiamo come fossero i nostri figli. Ma se io ho bisogno di un ragazzo, l'ultimo l'ho preso 3 giorni fa. Pensate che fra 15 giorni inizio è stato un grande fiato. Tutta l'estate cercare qualcuno che venga al frantoio a lavorare. I ragazzi, ci sono, non c'è più nessuno. Si rischia di perdere anche un'eccellenza toscana, perché se non si produce più l'olio... In effetti è questo il nostro problema. Noi iniziamo molto presto per avere l'eccellenza, perché i primi di ottobre, credo il 2 o il 3, faremo le prime olive. Però l'eccellenza rimane poca, perché non arriva abbastanza olive per poter andare avanti. E credo che quest'anno l'olive molte, anche se è una grande produzione secondo me quest'anno, l'olive rimarranno sull'olive, perché c'è gente che proprio non riesce manco a, non sa dove battere il capo. Mi sono fermato qui un attimo davanti alla pasticceria, subito uno mi ha detto: mi trovi qualcuno per cogliere l'olive? O che ti trovo? Ci mando il mio figliolo che sta negli Stati Uniti, chi vi trovo? E è così.